Sausalito è una località turistica molto carina, è proprio a pochi chilometri da San Francisco, anzi direi proprio superato il Golden Gate Bridge per entrare nella contea di Marina, è la prima località che si trova. È un luogo turistico, ma negli anni 60-70, come tutta la contea di Marina, era popolato di star della musica rock che lasciavano il quartiere di Haight-Ashbury per trovare tranquillità. Lì a Sausalito, sul Bridgeway, proprio sulla strada che costeggia l'acqua della baia, c'era un locale, un ristorante bar chiamato The Trident, che negli anni 60, nei primissimi anni 70, era proprio un centro, come dire, di incontri per tutte le star della musica che vivevano appunto nella contea di Marin. Per un certo periodo era stato anche di proprietà del Kingston Trio, un trio appunto di folk singers famoso in quel periodo, ed era frequentato tra gli altri da Janis Joplin. Un giorno, direi una dozzina di anni fa, il mio amico Sam Andrews, che era il chitarrista di Big Brother and the Holding Company, della Crosby Blues Band, insomma uno degli amici musicali più cari e più intimi di Janis Joplin, mi portò in quel ristorante perché lì c'era ancora, anche se il nome era cambiato, il tavolo in cui Janis era solita stare, una sorta di, come dire, di reservation, di prenotazione costante. E lì spesso, in un certo periodo, probabilmente nella primavera del 1970, Janis ci andava col suo amico e allora fidanzatino Kris Kristofferson. Infatti, Sam Andrews mi mostrò che ancora sul soffitto, di legno di quel locale, un locale che è stato immortalato anche nel film di Woody Allen, Provaci ancora Sam, almeno negli interni di quel locale, c'era proprio incisa sul legno appunto di quel soffitto la scritta Janis e Chris. Ecco, quando ho saputo in queste ore della scomparsa del grande Kris Kristofferson, folk singer, star della country music, attore, regista, insomma un personaggio a tutto tondo del mondo della musica e dello spettacolo americano, mi è venuto in mente quell'aneddoto perché Kris Kristofferson deve moltissimo, almeno della sua carriera musicale, all'amica Janis Joplin. La sua canzone più famosa, Me and Bobby McGee, che diventerà una delle canzoni più famose di Janis, incisa sull'album Pearl, è diventata, diciamo, un successo purtroppo per lei post mortem, fu scritta da Kris Kristofferson quando ancora non sapeva se continuare a fare il pilota di elicotteri e invece dedicarsi alla sua grande passione che era la musica. Proprio grazie al talentuoso e intuitivo proprietario della sua casa discografica da allora, avvenne proprio così l'intuizione di dire: Chris, scrivi una canzone che si chiama Me and Bobby McGee, perché Bobby McGee, anzi McKee, era il nome della segretaria di questo discografico. E così, mentre se ne andava in lungo e largo per la Louisiana intorno a Baton Rouge, Kris Kristofferson finì quella canzone che poi, ascoltata e incisa da Janis Joplin, diventò il suo più grande successo e ne lanciò definitivamente la carriera. Insomma, io mi auguro che adesso Janis e Chris si ritrovino lassù nel paradiso del rock, magari a bersi un tequila sunrise come facevano al Trident, che peraltro c'è ancora, adesso si chiama, dopo vari nomi, The Barrel House, e se capitate a Sausalito andateci e per 5 minuti sognerete di essere nella primavera del 1970 con nel tavolo a fianco Janis Joplin e Kris Kristofferson. Thank you.